Si è parlato di riforma del mercato del lavoro, dell'articolo 18, dei tagli del governo, della crisi economica, ma anche di deficit sanitario e bilancio regionale nel corso del Consiglio generale della CISL Abruzzo, riunitosi presso la Sala Camplone della Camera di Commercio di Pescara. Al Consiglio ha preso parte il segretario confederale Anna Maria Furlan. È necessario, ha detto Furlan, ridurre gli sprechi nella politica e premiare produttività e professionalità. L'Italia ha assolutamente bisogno di una riforma del mercato del lavoro, soprattutto perché oltre il 60% dei lavoratori non gode degli ammortizzatori sociali e c'è ancora troppo precariato tra i giovani. La soppressione dell'articolo 18 per aumentare l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro, secondo Furlan, non serve a nulla. Bisogna invece creare condizioni di occupazione. Noi abbiamo bisogno invece di creare condizioni di occupazione dei giovani, ovviamente puntando sulla formazione, sulla loro crescita formativa, ma anche creando strumenti di ingresso nel mercato del lavoro e sui posti di lavoro che siano dignitosi per il lavoro dei giovani. E l'apprendistato riteniamo sia proprio lo strumento migliore, perché in questi anni ha creato ottime condizioni di impiego per i giovani.